Che la campagna elettorale abbia avuto pesanti interferenze dall'estero è ormai innegabile, a partire dalla dichiarazione di Goldman Sachs nell'autunno scorso, pubblicata bellamente sul sito del PD, nella quale si leggeva che per il colosso bancario il Partito Democratico sarebbe stato il vincitore ideale. Passando poi per le dichiarazioni di personaggi politici ed istituzionali di stati europei e non solo, o per le visite di un Monti o di un Bersani all'estero, proprio per cercare di guadagnare quell'appoggio di sponsor oltre confine, sino ad arrivare alle cosiddette immancabili attenzioni statunitensi che sono state raccolte da Napolitano durante il suo viaggio. Uno sguardo sommario ai risultati, da un vincitore certo, indiscutibile. Oltre 11 milioni e mezzo di persone non si sono proprio recate a votare. E a questo dato va aggiunto il numero di chi si è recato alle urne ma ha lasciato la scheda in bianco o ha annullato il proprio voto. Quasi 13 milioni di italiani quindi non si sono riconosciuti in alcun schieramento politico presente alle elezioni. C'è poi una seconda vittoria netta ed innegabile, di sorprendenti dimensioni, quella del Movimento 5 Stelle, il primo partito italiano alla Camera dei Deputati, il partito che tutto sommato non ha fatto altro che seguire il consiglio che era giunto da Piero Fassino nel 2009. Il PD non è un taxi su cui chiunque può salire, diceva allora Fassino. Grillo si faccia un suo partito, vada alle elezioni e vediamo quanti voti prende. Detto, fatto. Per il resto, Monti è riuscito a raccogliere poco più di 2.800.000 voti. Sono soddisfatto, siamo partiti da zero, dice Monti. Da zero? Il primo ministro uscente da un governo tecnico sostenuto da PD, UDC, FLI e PDL sino a novembre del 2012 sarebbe partito da zero. E con che coraggio! E a proposito di Monti, nella sua coalizione ci sono due drastiche sconfitte, la scomparsa di Fini dal Parlamento e la sonora batosta portata a casa da Casini, che perde quasi 1,5 milioni di voti. Ma poi arriviamo al Partito Democratico, al quale l'Italia giusta è riuscita a togliere la bellezza di quasi 3,5 milioni di voti rispetto al 2008. E l'attesa ciambella, ovvero un risultato elettorale che garantisse la governabilità con l'accordo Bersani-Monti, non è riuscita con il buco. Il botto del Movimento 5 Stelle ha scompaginato totalmente le carte e lascia l'asse delle banche alle prese con una bella frittata per i prossimi mesi. Ma anche sull'altro versante, diciamo versante geoelettorale, geopolitico, le sconfitte sono brucianti, al di là delle eventuali dichiarazioni che abbiamo ascoltato. Il PDL di Berlusconi perde oltre 6 milioni di voti rispetto al 2008. E la stessa sorte è toccata anche alla Lega Nord, che inizialmente si era rinforzata con un'opposizione al governo Monti, ma poi è stata dilaniata dagli scandali e dai conflitti interni. E così oggi resta poco meno della metà rispetto al 2008. In una situazione post-elettorale come questa, i primi a dimenarsi non sono i partiti chiamati eventualmente al governo, bensì i cosiddetti mercati, presentati quasi come fossero entità astratte, che so, inconsistenti, e che invece vedono protagoniste, guarda caso proprio, le banche, le agenzie di rating, le multinazionali, i fondi di investimento e le assicurazioni e così via. I mercati inviano segnali di insofferenza, attaccano, tentano di colpire e di condizionare la vita politica del paese. O va come vogliamo noi, oppure sono botte da orbi e via con gli shock finanziari. Era già successo in Grecia l'anno scorso, proprio con le elezioni politiche, e ovviamente sta succedendo adesso in Italia. Ancor prima di conoscere l'esito dello spoglio, pensate un po' che un colosso bancario come Goldman Sachs parlava di possibile Parlamento in bilico e di un lungo periodo di instabilità dei mercati, aggiungendo che in questo scenario si avrebbe un governo di transizione della durata di 1 anno, 2 anni al massimo, e che tutto sommato si potrebbe considerare anche un'altra opzione, ovvero quella di nuove elezioni ravvicinate, una sorta di fotocopia in tutto e per tutto di quello che è già successo in Grecia, con nuove elezioni in dette distanza di poco meno di 2 mesi a fronte della cosiddetta impossibilità a formare un governo stabile.
un panorama che per l'Italia personalmente non mi sento ancora di escludere. E a proposito delle mie considerazioni personali, vorrei fare un passo oltre l'analisi del voto, perché c'è una cosa che devo dire non mi piace proprio per nulla, ed è la nascita, o forse semplicemente lo sfogo, di nuovi hooligans, dei tifosi da stadio che stanno perdendo tempo e riversando fiumi di veleno gli uni contro gli altri, verso i personaggi più in ombra, piuttosto che contro i dirigenti delle varie forze. Morale? Chiunque, anche quelli animati dalle migliori intenzioni, stanno così replicando il modello prediletto e preferito proprio dallo stesso sistema. Divide e timpera, con buona pace di chi crede di aver intrapreso, dichiarando guerra ad una fazione o all'altra, una lotta contro lo stesso sistema. Guelfi contro ghibellini, bianchi contro neri, un tifo esasperato che proprio non riusciamo a sradicare dalla società. E quindi, se invece di riversare tanto veleno e perdere tempo ed energie nel distruggere, ci impegnassimo un po' di più a costruire qualcosa di buono tutti insieme per questo nostro paese che è sempre più in agonia? Tutti insieme, senza manie di protagonismo, visioni settarie e spintanee, senza arroganza e senza presunzione, ma armati solo di quella buona volontà di coloro che, senza padrini o padroni, vogliono veramente realizzare il cambiamento. Una sola chicca questa settimana, ma davvero molto particolare. Nelle prime ore successive all'esito delle elezioni politiche, sul sito del Ministero dell'Interno, nei risultati ufficiali dello spoglio, fra gli eletti del PDL, come potete vedere dal video in sottofondo, figurava anche Nicola Cosentino. Sì, proprio lui, il deputato del PDL indagato dalla magistratura di Napoli per collusione con la Camorra ed escluso con una sorta di psicodramma dalle liste di Berlusconi all'ultimo momento. Ora, il nome di Cosentino è sparito, ma viene da chiedersi, sarà stato un errore o piuttosto la trovata di un buon tempone che ha tentato le coronarie di Berlusconi?